Buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica Domanda risponde. Questa settimana parleremo di concorsi della scuola, da quella a dirigente scolastico al secondo concorso a cattedra del PNRR. Partiamo con la prima domanda. Quando sarà la prova scritta del concorso a dirigente scolastico? Come sarà articolata e quanto durerà la prova? La prova scritta del concorso a dirigente scolastico sarà per tutti coloro che hanno superato la prova selettiva il giorno di mercoledì 30 ottobre del 2024 dalle ore 14:30 alle ore 17:30 su una postazione informatica. Le operazioni di identificazione avverranno un'ora prima dell'inizio della prova scritta, cioè dalle ore 13 e 30. La prova sarà articolata in 5 quesiti a risposta aperta e 2 quesiti in lingua inglese. E sugli ambiti che sono riferiti all'articolo 7, commi 2 per i 5 quesiti a risposta aperta e 3 per i 2 quesiti di lingua inglese del decreto ministeriale. 194 numero 194 del 13 ottobre 2022. La durata complessiva della prova scritta sarà appunto di 180 minuti. Il concorso a cattedra domanda numero 2 bis del PNRR avrà una prova preselettiva oppure possono partecipare tutti coloro che ne hanno i requisiti, si intende i requisiti del bando del concorso a cattedra il secondo concorso a catena PNRR del 2024 non ci sarà una prova preselettiva ma bisogna sottolineare che il decreto legge 71 del 2024 ha introdotto l'articolo 14 bis in cui è disposto che al termine della prova scritta dove tutti coloro che hanno i requisiti del bando potranno parteciparvi Accederanno alla fase orale solo un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili per quella classe di concorso o tipologia di posto. A condizione, comunque, e questo resta invariato, che abbiano raggiunto almeno 70 punti su 100. Il, eh, domanda numero 3: Il concorso PNRR 2024 consentirà ai laureati che hanno? Conseguito i 24 CFU per l'insegnamento entro il 31 ottobre del 2022, di poter accedere allo svolgimento delle prove? Se si superano le prove ma non si vince il concorso, si avrà l'abilitazione? Sì, gli aspiranti al concorso PNRR 2024 che hanno una laurea idonea all'accesso ad una classe di concorso ai sensi del DPR 19 del 2016 e sue successive modifiche ed hanno acquisito i 24 CFU per l'insegnamento, ovviamente questi CFU sono stati acquisiti entro il 31 ottobre 22, potranno accedere allo svolgimento delle prove. In ogni caso il concorso non è abilitante, quindi per acquisire l'abilitazione chi ha i 24 CF1 dovrà acquisire a proprie spese altri 36. Quindi se si vince il concorso si dovranno acquisire ai fini di poi ottenere un contratto a tempo indeterminato per il ruolo o altrimenti anche se non si vince se si vuole l'abilitazione per entrare nella... Prima fascia GPS bisognerà acquisire questi 36 CFU eh, che insieme ai 24 faranno 60 CFU completi per l'insegnamento e quindi per l'abilitazione. Speriamo che le risposte che abbiamo dato a queste importantissime domande siano utili a tutti i nostri telespettatori. Arrivederci e alla prossima.